primario reparto reumatologia, ospedale Zara. Allora, buongiorno a tutti. Beh, diciamo che io sono praticamente tra i più vecchi qua dentro, ma anche perché ormai dopo di cronia già da quasi 30 anni. E stamattina ho per me è stato un déjà vu, cioè nel senso che dopo queste riunioni che le abbiamo già fatte tanti anni, continuo con grande entusiasmo e ma spesso con risultati modesti. E Barbara sa qualcosa perché comunque stiamo condividendo con lei un percorso di riconoscimento della malattia a livello ministeriale che ogni settimana sembra di lì per arrivare, se non arriva. Ma diciamo questo è passato, noi siamo sempre ottimisti perché cerchiamo di lavorare per un futuro migliore. Ovviamente io rappresento qua un po' la memoria storica della fibromialgia in Italia, ma da un certo punto di vista è così. Io mi occupo anche come progetto di ricerca da tanti anni. Questi sono due lavori che abbiamo fatto a livello internazionale, uno sui nuovi criteri di diagnosi dell'American Pain Society, a cui ho partecipato, l'altro sulle raccomandazioni EULA, per farvi capire come il problema di fibromialgia non è un problema solo italiano, ma è un problema mondiale. La malattia non ha razze o è presente ovunque nel mondo, per male nel senso femminile, e non c'è differenza nella distribuzione geografica in base a tutto. Per cui è un problema complessivo. Ogni paese ha sostanzialmente delle norme di riconoscimento e di trattamento differenti da caso a caso. Ma rappresento anche l'associazione dell'AIS, l'Associazione Italiana di Salute Fibromialgica, perché ne sono il presidente da tanto tempo. Questa è un'associazione che, a differenza di quella di Barbara, è un'associazione mista, cioè ha sempre avuto un'area medica, cioè così, e un'area di pazienti. Per quale motivo? Perché 15 anni fa, quando siamo partiti, veramente l'ignoranza sulla fibromialgia era abissale. Era una necessità gradualmente di abituare, di educare anche le classi medica e i medici in generale, ma anche i pazienti, a questa malattia. Perciò abbiamo deciso che valeva la pena lavorare insieme in un'associazione che ovviamente ha sempre i pazienti come aspetto privilegiato, ma che vede un'area chiamiamola scientifica, medica, ma non solo medica, anche di psicologi, di terapisti, di abitazione e così via, ci aiutasse a definire meglio il percorso di questa malattia. Percorso molto complesso, a volte con dei meccanismi, diciamo, difficili, ad esempio il rapporto con internet è un rapporto molto, molto conflittuale, perché internet ci dà tante informazioni e ci vuole anche tante informazioni sbagliate. La necessità di educare, quello che diceva prima Barbara, sia la classe medica, in particolare i medici di scienza generale, ma anche i pazienti stessi, perché alla fine noi abbiamo sposato una logica che è quella del self-treatment, cioè che il paziente sostanzialmente che gestisce il ritmo del proprio approccio, della propria terapia multimodale. E ovviamente come associazione abbiamo cercato di far partire, un po' come tutte le associazioni che ci occupano di pazienti, dei gruppi di autoaiuto in cui alcuni pazienti, in particolare esperti, potessero indicare un percorso di aiuto per gli altri pazienti, che è quello che in qualche modo si cerca di fare con grande difficoltà, perché ovviamente il tempo è prezioso e a volte non è così semplice riuscire ad avere questi spazi, ma ovviamente è un meccanismo che ha dato grande soddisfazione e ha in qualche modo aiutato anche i pazienti a educarsi a una patologia così complessa. Perché è complessa la fibromialgia? Perché la fibromialgia è un assemblaggio di sintomi, cioè non abbiamo un marcatore di malattia, che è quello che stiamo cercando da tempo, una specie di arma felice che ci dica hai questo esame sbagliato, hai la malattia, però adesso non è così, per cui si ragiona sempre sui soliti sintomi, dolore muscoloscheletrico diffuso, stanchezza, disturbo del sonno, disturbi neurocognitivi, e l'ansia e la depressione che non sono mai stati inclusi nei criteri di diagnosi, ma che veleggiano per molti dei nostri pazienti, soprattutto l'ansia, in ambito, diciamo, dei sintomi che poi realmente rendono la vita difficile, come abbiamo visto. È una malattia frequente, abbiamo visto la prevalenza intorno al 2-5%. È molto importante per il medico che perda un attimo di tempo con il paziente, perché la storia del paziente ci dice un sacco di cose.
ci può far capire se la malattia è presente da sempre, perché le sindromi che chiamiamo le fungine della tenerezza sono tantissime, può essere cefalagia, può avere dismenorrea, può avere polmonite, può avere affaticamento cronico, e a volte variano nel tempo. Altre volte ci sono dei traumi così rilevanti, nell'infanzia ma anche nell'età adulta, che ovviamente la malattia parte dopo un evento traumatico. Molti di questi studi derivano da tutti gli studi che abbiamo fatto, che sono stati fatti sui militari del Vietnam, della guerra del Golfo. Cosa significa? Che un soggetto sano di 25 anni va sul fronte di guerra, ammazza delle persone, ha traumi rilevanti perché muoiono i suoi amici, torna e diventa sinfibrominato. Cosa significa? Che la potenza del trauma è così forte, può sradicare totalmente la tua percezione del dolore e anche degli altri sintomi funzionali. Oppure ci sono situazioni in cui un colpo di frusta, oppure una malattia, un traumatoide, possono ovviamente essere dei dolori che determinano un'amplificazione del nostro sistema neurosensoriale, per cui la malattia magari va in remissione, sparisce, ma rimane il disturbo della percezione del dolore, perciò la fibromialgia. Ecco perché è così difficile a volte per i medici, che sono un po' frettolosi, diciamo la verità, come specialisti. Noi abbiamo un altro quarto d'ora accademico anche nelle visite. E allora magari ti concentri sul tuo sintomo, ti concentri sulla cefalea, ti concentri sullo scherzo, perché perdi di vista l'aspetto olistico del paziente, che cosa il paziente ha. E non però tu fai delle diagnosi soltanto, diciamo, cieche, che non sono realmente equivalenti di quello che è il problema fibromialgico. Questo in qualche modo è stato superato dall'avvento dei criteri di diagnosi, questi sono quelli del 1990, l'American College, in cui si ragionava solo sul dolore muscoloscheletrico e sui famosi tender points. 20 anni dopo si è deciso di togliere i tender points e di ragionare solo sugli aspetti clinici, perciò una scala dei sintomi somatici e sui criteri di diagnosi dei punti dolorosi definiti dal paziente sul numero di 19 aree dolorose. Questa è una specie di trafiletto che noi usiamo in clinica per sostanzialmente aiutare il paziente a aiutarci a definire qual è il punteggio di questa malattia, perché ovviamente tutte le malattie con il punteggio sono gestibili facilmente. E fine l'anno scorso abbiamo con l'American Pain Society deciso di modificare ancora i criteri di diagnosi e di ridurre le aree dolorose solo a 9, perché così era più semplice per il paziente la definizione del suo problema. La presenza di 6 consente di fare delle patologie. Il secondo concetto è stato quello dato dall'IASP, le società che si occupano di dolore, neurologiche, che hanno definito finalmente 3 descrittori del dolore: dolore nocicettivo, quello periferico, infiammatorio, dolore neuropatico, che è legato all'interessamento dell'estremo nervoso centrale, e il cosiddetto dolore nociplastico, che è un dolore fibromialgico, cioè un dolore in cui il disturbo somatosensoriale non ha nessuna lesione, ma è semplicemente, quello che noi vediamo è semplicemente la rottura provocata dal dolore, e di inquadrare in quest'area quelle manifestazioni dolorose che non hanno la vera e propria causa organica. Chiaramente sempre in attesa di essere smentiti se identificheremo o identifichiamo la causa o la concausa che determina l'alterazione di questo meccanismo. Questo ovviamente è importante per quale motivo? Perché se no dobbiamo leggere lavori di risonanza magnetica funzionale, di aspetti psicologici, di modificazione di aree cerebrali, che sono in effetti semplicemente l'epifenomeno del dolore, cioè è il dolore che causa questa alterazione, non è il contrario. E bisogna stare attenti perché se no si pensa che basta fare una risonanza magnetica funzionale e tu capisci se uno ha fatto un giorno. No? Ecco, questa è una diapositiva complicata, ma molto interessante, perché ci fa sostanzialmente capire perché questa malattia è così problematica. In qualche modo non appartiene a nessuno, perché c'è un'area di predisposizione genetica in basso, ci sono dei polimorfismi genetici soprattutto sui neurotrasmettitori, c'è un ambiente che gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nei traumi che vedete a sinistra, ma c'è anche un atteggiamento, un nostro aspetto legato a come noi gestiamo lo stress psicologico, o come noi siamo in grado o meno di amplificare la percezione del dolore del nostro corpo, e tutto questo gioca un ruolo assolutamente individuale e personalizzato nel singolo paziente. Questa è la grande difficoltà di porre una diagnosi che è relativamente facile a un trattamento che è assolutamente individualizzato e personalizzato. Tant'è che alcuni parlano di personalità fibromialgica, c'è un fenotipo di paziente che è predisposto a questa malattia. In effetti quello che noi vediamo negli studi è semplicemente in qualche modo, quello che in qualche modo si legge anche nel disturbo post-traumatico da stress. Cioè gli eventi, soprattutto nell'età infantile, di traumi, cioè gli eventi familiari che sono
traumatizzanti per il paziente, spesso sono quelli che evocano una realtà brutta per cui agire. E di questi ricordo le cose più importanti, cioè le famiglie, la famiglia eccessivamente orientata al senso di progetto, al comodalismo, la famiglia affettiva, la famiglia che traumatizza i ragazzi per abusi fisici o sessuali, la famiglia con ansia di prestazione. Molti dei nostri pazienti hanno bassa autostima nell'adolescenza e sono donne iperattive per 15-20 anni, fino a quando il sistema neuroendocrino o il sistema autonomico non si esauriscono e la paziente gradualmente si spegne. Questa è un po' la storia naturale di molti nostri pazienti. Per cui è molto importante, adesso stiamo facendo un lavoro nelle scuole, qui cerchiamo di spiegare anche ai ragazzi quali sono i meccanismi dei traumi cronici che possono generare, non solo il bullismo, che è uno degli argomenti di cui si parla in questa ricerca, ma anche l'avvento e la comparsa di una formazione della tutta. Per cui i traumi sono rilevanti, così come è rilevante la resilienza, la nostra capacità di gestire gli stress cronici. Questo è anche il meccanismo su cui noi lavoriamo sull'approccio cognitivo comportamentale, cioè il fatto di fare in modo che la persona aumenti la propria resilienza, cioè la propria capacità di gestire le situazioni croniche della propria esistenza. E a questo affianchiamo ovviamente anche un percorso di natura psicologica, perché immagino che un paziente prevalentemente ansioso prima che la malattia si manifesti, quando nella fase di iperattività diventa un depresso quando la malattia si manifesta in tutti i suoi aspetti. Questo è molto importante perché il fibromialgico non nasce depresso, ma se vogliamo dire qualche cosa, il fibromialgico è tecnicamente un ansioso. Terapia, qui cerchiamo di concludere rapidamente. Abbiamo fatto tre anni fa con l'EULAR, che è la nostra associazione europea di linee guida, abbiamo fatto passare tutta la letteratura per i lavori erano diventati controllati e abbiamo per una volta definito l'idea che la cosa più importante in questi pazienti è la diagnosi e l'educazione del paziente, cioè spiegare al paziente cos'è la malattia. Questo è assolutamente fondamentale ed è quello che molti di noi colleghi non fanno. E poi usare delle terapie che non facciano danno, per cui delle terapie non farmacologiche, usare quei farmaci per avere sintomi un pochino più severi. In effetti, quello che poi abbiamo visto, questa è una legge che uscirà adesso sul mezzo del rheumatology, quello che abbiamo visto è che questa non è la realtà dei fatti. In realtà dei fatti noi farmaci li usiamo. Anzi, usiamo tutte e tre le tecniche che abbiamo a disposizione, terapeutici, farmaci, il fitness, cioè l'esercizio fisico e la nutrizione in maniera corretta, e gli aspetti psicologici ove necessari. Perché? Per quale motivo? Perché ovviamente le forme che vengono dal medico sono le forme già più moderate e severe, non sono quelle leggere, più umane, ma forse cose più leggere se erano fuori da cui si arrivava. Questi pazienti hanno necessità di avere più anni, perché nessuno di questi anni è in grado realmente di radicare la patologia. Per cui il paziente deve diventare un esperto della sua malattia, deve conoscere alcuni farmaci, deve gestire le strategie terapeutiche, farmacologiche e non farmacologiche, ovviamente insieme a noi. È facile curare il dolore acuto, ma noi sappiamo che quando tu hai un dolore acuto, non so, se si muove un ginocchio, dai un farmaco, dai l'antifiammatorio, dai cortisone, di solito guarisce. L'NNT, che significa non partite sul trip, cioè il numero di pazienti che devi trattare per avere il risultato clinico soddisfacente, è una di 5-5. Vuol dire che un paziente su 2 o su 3 guarisce o sta meglio con il trattamento per il dolore acuto. Molto più complesso è il problema quando il dolore è cronico. Il dolore cronico è più complicato, c'è un resetting del tuo sistema di percezione del dolore. Con un numero di 34 a 10, però significa che solo un paziente su 10 avrà un risultato soddisfacente quando tu usi l'antidepressivo, l'anticonvulsivante, l'opioide o i farmaci analgesici che tu devi utilizzare. Per quale motivo? Perché ovviamente il dolore cronico è dentro di te, è un resetting della tua percezione del dolore e funzionano i farmaci, funzionano relativamente poco. Per cui ecco perché abbiamo scelto di partire con le terapie non farmacologiche, perché non fanno un grandissimo effetto ma non fanno danno. E il paziente può cogestire queste terapie, soprattutto per quanto riguarda alcune tecniche di rilassamento, di cui parlava prima il collega, ma anche le tecniche diciamo di tipo psicoterapeutico. Nel progetto, nel percorso di educazione del paziente è molto importante anche educare all'utilizzo dei farmaci. I farmaci sono amici del genere, non sono nemici. Il farmaco deve essere utilizzato come necessario. Abbiamo una serie di farmaci infiniti in questa malattia, che devono essere usati per più bassi dosaggi, per arrivare a dosaggi più elevati quando servono, e eventualmente anche alla combinazione. E questi agiscono su vari meccanismi che di neurotrasmissione
sulle quali possiamo intervenire per innalzare la soglia del dolore. Il problema che vi dicevo prima il collega Cavalli, c'è cioè una riduzione della soglia del dolore, sulla quale possiamo intervenire anche farmacologicamente, ma il problema è che non avendo marcatori si interviene sempre in maniera indiretta. Bisogna provare i farmaci e vedere se non funziona o non funziona. La monoterapia può essere una soluzione, un primo tentativo, ma molti dei nostri pazienti fanno delle terapie combinate. E ovviamente è molto importante gestirle insieme perché la risposta clinica è assolutamente soggettiva anche sul dosaggio. Abbiamo un farmaco che se tecnicamente va usato poco o nulla, che sono gli oppioidi. Gli oppioidi tendono a un problema di tolleranza, per cui bisogna ovviamente iniziare i dosaggi, e a un certo punto il farmaco non funziona più, per cui bisogna stare molto attenti, e abbiamo anche compreso perché l'oppioide non funziona dopo un certo periodo di tempo, perché i recettori che in qualche modo leggono il farmaco che tu assumiste al paziente si profettano, per cui il farmaco non ha più recettore su cui agire, devi continuamente alzare il dosaggio per avere l'effetto zero. Uno dei grandi problemi è che noi a volte ripetiamo dai soggetti trattati in maniera incomoda. L'esercizio è altrettanto importante, non condotto a qualche modo, ma un esercizio aerobico individuale in cui tu riesci in qualche modo a svolgere la tua funzione fisica, il tuo recupero della funzione, magari con e lo dovremmo più tardi con approcci di tipo nutrizionale. Così come la terapia farmacologica è assolutamente fondamentale in alcuni casi, andare ad un aspetto cognitivo comportamentale, ad aspetti di biofisica e di rilassamento. Abbiamo anche delle novità terapeutiche, prima di tutto la cannabis, di cui abbiamo parlato prima, dobbiamo ringraziare la regione Lombardia in cui la cannabis è fasciata, qui a disposizione dei pazienti per come resistenti alcune terapie farmacologiche, ma abbiamo due principi, THC e CBD, vediamo di solito insieme in questi farmaci, in questi pazienti, per avere il risultato clinico più soddisfacente. Il grande vantaggio della cannabis è che si può, diciamo, aggiungere alla terapia farmacologica già in atto e eventualmente poi cambiando, sostituendo quella in maniera successiva, ed è un farmaco che dà una grandissima efficacia soprattutto sui sintomi associati, cioè ansia, disturbo del sonno e in parte anche il sonno. Per cui adesso questi sono due lavori che tutti si vuole leggere, in qualche modo riassumono quello che è la logica del trattamento con cannabis in questi pazienti. Ricordiamo anche la camera iperbarica, che è stata un grande risultato, anche se è un po' complessa, diciamo, l'utilizzo, perché bisogna fare 20-40 sedute per 2 ore al giorno, quindi diventa molto difficile, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista, diciamo, del tempo disponibile. E qui concludo dicendo che il trattamento della sindrome miastica è un trattamento multimodale, a lungo termine personalizzato. A un'area, diciamo, medica o interventistica nella situazione di dolore cronico, a un'area centrale di fitness, cioè di movimento e di esercizio, e a un'area psicosociale altrettanto importante. Perciò l'educazione e la gestione della terapia insieme ai pazienti è assolutamente fondamentale, e la correzione anche di quelle che sono le problematiche di carattere ambientale e di stile di vita. Ricordiamoci che molti dei nostri pazienti attendono ancora adesso la pillola miracolosa o l'intervento chirurgico che gli possa togliere il dolore, pochissimi sono disponibili a cambiare radicalmente la loro esistenza, che è la cosa forse più importante dal punto di vista terapeutico. Grazie.